Care amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0.tv. Oggi è venerdì 17 ottobre 2014 e sono in questo momento le ore 13. Oh, bene bene, allora, oggi vorrei parlare di qualche tema che trovo interessante dal punto di vista sul piano, diciamo, dell'attualità. Poi dovremmo riuscire a collegarci anche con un amico che non è colui che già varie volte è venuto nei Mi Scappa la Diretta, quindi oggi non sarà Marco Bonifacio Di Marzo, sarà un altro amico che comunque è stato già presente su Salvo 5.0 un paio di volte. Non voglio farvi il suo nome per il momento perché desidero farvi una sorpresa, anche perché ancora non sono neanche sicuro che riusciamo a collegarci, perché dovremmo essere collegati con Skype, ma in questo momento io non lo vedo disponibile, ma l'appuntamento con lui è alle 13.15. Bene, e allora cominciamo dandovi alcuni aggiornamenti, quindi sull'attività di Salvo 5.0. Allora, prima di tutto, ieri sera abbiamo fatto la trasmissione in diretta insieme a Vincenzo Calcara per presentare l'intervista che avevamo registrato lo scorso 24 settembre. Quindi l'introduzione, la presentazione con Vincenzo Calcara dura poco più di 10 minuti, Vincenzo era collegato in diretta telefonica, e poi abbiamo trasmesso per la prima volta l'intervista inedita che durava esattamente 2 ore e 27 minuti. Molto lunga, ma a giudicare dei commenti che ho visto, insomma, è comunque interessante. Ecco, ho cercato di spiegare varie volte questo punto, vorrei farlo ancora una volta, e cioè il fatto che Vincenzo Calcara è sicuramente molto, molto prolisso, talvolta anche ripetitivo nelle interviste, ma diciamo che questo suo modo di approcciare i fatti che racconta gli consente di rivivere i momenti che ci racconta. Qualcuno osserva in chat: le cose che ha detto in 2 ore e mezzo le poteva dire in mezz'ora. Probabilmente è vero, ma ripeto, questo suo rivivere quei momenti è una delle caratteristiche, delle peculiarità di Vincenzo Calcara, e quindi credo che sia una cosa che per chi lo conosce debba essere assolutamente permessa, anzi direi rispettata. Ecco, ovviamente anch'io ogni tanto friggevo, mi ricordo soprattutto durante la prima intervista, che non ero ancora abituato, avrei voluto veramente spingerlo a essere più veloce, però devo dire nonostante la lunghezza e talvolta la ripetitività, i messaggi importantissimi che sono stati dati da Vincenzo Calcara sono di tutto rilievo. Non solo il racconto della cena con Andreotti, Riina, Provenzano, eccetera, ma anche e poi anche Marcinkus e anche personalità dell'alta finanza, eccetera, eccetera. Non solo diciamo il racconto della sparatoria in cui una delle 4 persone che dovevano essere sequestrate da Vincenzo Calcare e dagli altri uomini, anche di Provenzano, eccetera, non solo appunto quella sparatoria in cui quest'uomo che ha cominciato a sparare sparava verso Provenzano, verso Andreotti, verso Marcinkus, e quindi Calcara, uccidendolo, ha salvato indirettamente la vita a Giulio Andreotti. Quindi non solo tutti questi dettagli, che sono comunque secondo me della massima importanza, ma anche tante altre cose. Per esempio Vincenzo Calcara ha parlato a lungo di Brusca e di come lui, Vincenzo Calcara, ritenga le dichiarazioni di Brusca parziali, e appunto lui ritenga Brusca stesso un falso pentito, un falso collaboratore di giustizia, come dice lui, un pentito a metà, perché sicuramente ha rivelato alcune cose vere, ma non ha rivelato tutto quello che sa. Ecco, secondo Vincenzo Calcara, Brusca sa molto di più di quello che ha detto, sa anche chi sono i mandanti da parte dello Stato, a parte Andreotti, che ormai era defunto, ma diciamo gli eredi di Andreotti, che sono i mandanti da parte dello Stato della strage sia di Falcone che quella di Borsellino.
E insomma, quindi per me questa intervista, come dice Vincenzo, è un vero e proprio testamento. Ecco, poi che dire, la conclusione alla fine, dove Vincenzo si rivolge proprio a Matteo Messina Denaro, che poi è, diciamo, l'erede di Francesco Messina Denaro e che è l'attuale capomafia, quindi rappresenta il vertice, diciamo, dell'accordo Stato-mafia. Quindi ovviamente anche Matteo Messina Denaro sa tante cose. Fra l'altro, ecco, una delle cose che ha detto in modo chiaro Vincenzo è che è assurdo il fatto che Matteo Messina Denaro sia stato processato e credo anche condannato, anche se in contumacia, visto che è latitante, per le stragi di Bologna, scusate, per le stragi di Firenze, di Roma, eccetera. Però, ecco, è assurdo che Matteo Messina Denaro non sia neanche sotto processo per l'assassinio di Paolo Borsellino, visto che lui, Matteo Messina Denaro, era già stato incaricato addirittura almeno 6 mesi prima di quando poi l'omicidio è stato effettivamente compiuto, la strage è stata effettivamente compiuta. Ecco, Matteo Messina Denaro, insieme a Vincenzo Calcara, era colui che avrebbe dovuto eseguire la strage già all'inizio del 1992. Poi seguì il pentimento di Vincenzo Calcara e quindi, diciamo, purtroppo non la salvezza di Paolo Borsellino, ma probabilmente un ritardo nell'esecuzione, visto che poi, appunto, l'esecuzione, anziché a gennaio, quando diciamo Francesco Messina Denaro, padre di Matteo, aveva dato l'incarico a Matteo e a Vincenzo Calcara, ecco, poi Vincenzo Calcara ha deciso di pentirsi, di avvalersi, diciamo, della possibilità, appunto, di fare il collaboratore di giustizia, e quindi poi l'assassinio, la strage di Paolo Borsellino è stata eseguita qualche mese dopo, esattamente il 19 luglio del 1992. Insomma, quindi io sono veramente molto, molto soddisfatto di questa intervista. Ovviamente, se fossi io la persona intervistata, probabilmente mi impegnerei a essere più breve, ma ognuno ha il suo modo di esporsi e di esprimersi, e quindi io non criticherei più di tanto, appunto, il modo di fare di Vincenzo Calcara. Bene, detto ciò, volevo aggiornarvi anche sul fatto che, oltre al video dell'intervista e della presentazione a Vincenzo Calcara, ieri ho pubblicato anche 2 video relativi alla kermesse romana di Circo Massimo Italia 5 Stelle. I video si riferiscono esattamente a venerdì pomeriggio sera e a sabato mattina. Ho già montato e sto caricando sul server altri 2 video che si riferiscono a sabato pomeriggio e a sabato sera. Ecco, questi sono 2 video che molto probabilmente saranno disponibili in giornata. E poi spero anche di montare 1 o 2 video relativi a domenica. Probabilmente, anzi quasi certamente, saranno 2 video. Magari li dividerò, uno domenica mattino e un altro domenica pomeriggio. Quindi in totale pubblicherò altri 3 o 4 video per completare, diciamo, tutta la documentazione relativa alla kermesse Italia 5 Stelle di Circo Massimo dal 10 al 12 ottobre a Roma. Bene, questo è per quanto riguarda, diciamo, l'aggiornamento sull'attività di documentazione di cose già fatte. Poi che cos'altro? Bene, intanto vi dico che ho appena avuto una risposta sulla chat di Skype da parte dell'ospite che arriverà fra poco, e quindi, anzi, mi sta anche mandando dei link che adesso io vado ad aprire in modo da tenermi pronto, perché fra qualche minuto, fra 5-6 minuti, ecco, il nostro ospite farà la sua comparsa, appunto, qui su Salvo 5.0. E beh, e poi che cos'altro dirvi? Beh, sto leggendo un po', ho letto un po' il giornale, ho letto praticamente dei vitalizi agli ex parlamentari Paperoni, ricchi, che costano però 20 milioni al mese. Ecco, i vari giornali, in questo caso mi sto riferendo al Fatto Quotidiano, scelgono di parlare di queste cose,
che per carità sono importanti, visto che è assurdo che ci siano delle persone ricche, ex parlamentari, che prendono comunque il vitalizio. Però vedete, questo costo, che sicuramente è immorale, di 20 milioni al mese, quindi ogni mese tutti questi vitalizi ci costano 20 milioni, per carità, non dico che è giusto continuare a darli, assolutamente, sarebbero da interrompere immediatamente, però capite bene che stiamo parlando veramente di gocce nell'oceano, perché diciamo che 20 milioni al mese sono 240 milioni di euro all'anno, che sono bazzecole se confrontate con i 2.000 miliardi all'anno, 2.000 miliardi all'anno, quindi stiamo confrontando 240 milioni all'anno con 2.000 miliardi all'anno. Quindi capite che stiamo parlando di circa 4.000 volte, ecco. Allora vediamo un po', sì, voglio fare proprio questa divisione, allora, 2.000, quindi scrivo 2 milioni di migliaia, insomma sto facendo un conto, scusate, una divisione sto facendo, quindi 2.000 miliardi diviso 240 milioni, cioè stiamo parlando di un rapporto 1 a 8.000, cioè riempire la prima pagina di un giornale per riportare una cosa che per carità è immorale, e sono d'accordo con la battaglia del Fatto Quotidiano che parla dei 20 milioni al mese che si spendono per i vitalizi di ex parlamentari ricchi, quindi 240 milioni all'anno, però 240 milioni all'anno confrontati con 2.000 miliardi, parliamo di un rapporto di 1 a 8.000, cioè la cosa di cui nessun giornale parla, compreso il Fatto Quotidiano, e cioè il falso in bilancio che fanno tutte le banche, che il sistema bancario italiano fa ogni anno, 2.000 miliardi, solo la Banca Unicredit 500 miliardi. Ecco, capite bene che questi 2.000 miliardi all'anno che vengono imboscati dal sistema bancario, pari quasi all'intero debito pubblico italiano, è veramente molto molto più importante, parliamo di 8.300 volte rispetto ai 240 milioni che sono sprecati sotto forma di vitalizio ai parlamentari ricchi, agli ex parlamentari ricchi. Quindi ecco, questa è una cosa di cui purtroppo i giornali non parlano, cioè il falso in bilancio delle banche, e non parlano neanche della gravità del fatto che il debito pubblico italiano assolutamente non andrebbe pagato, perché è un debito immorale, illegale, che viene fuori da una truffa. Ecco, queste sono le cose. Scusate, rispondo al mio amico ospite. Ok. Benissimo, che mi chiede se può chiamarmi, io ho chiesto di chiamarmi fra 3 minuti. Quindi queste sono le cose veramente importanti. Perché vi sto dicendo questa cosa? Ma perché prendo lo spunto da un post che ho visto che gira su Facebook, perché Manlio Di Stefano, che è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, diciamo, fa notare a Santoro che praticamente i talk show sono morti. Ecco, io su questa cosa devo dire che sono assolutamente d'accordo con Manlio Di Stefano, che scrive un post su Facebook molto lungo, dove appunto dice a Santoro: noi non cadiamo nella trappola, nel fatto che voi adesso ci volete invitare perché volete farlo solamente per risollevare gli ascolti, perché i talk show sono morti. Bene, io su questo discorso appoggio completamente il post di Manlio Di Stefano, sono d'accordo con lui. I talk show praticamente magari non sono morti, ma comunque sono moribondi, stanno morendo, stanno per esalare gli ultimi respiri, e quindi dobbiamo cercare di dar loro il colpo di grazia finale, ecco, per tutti i talk show.
Poi ecco, Mario Di Stefano dice appunto che in questi talk show si parla di stupidaggini e non si parla mai dei veri temi. Anche su questo sono d'accordo con Mario Di Stefano, e infatti è per questo che io mi impegno anima e corpo con la mia piccolissima web TV Salvo 5.0.tv, proprio per affrontare i temi che io trovo molto più importanti, molto più interessanti, molto più drammatici dei temi di cui si occupano coloro che gestiscono l'informazione in Italia. Vorrei solo fare ancora due nomi. Ecco, io in questo momento ce l'ho particolarmente con chi si occupa di informazione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo, quindi al di là del nome servizio pubblico di Santoro, che però va sulla 7, che comunque è qualcosa di privato, ecco, io ce l'ho in modo particolare con Gubitosi, che è il direttore generale della RAI, e con Monica Maggioni, che è la direttrice di RAI News 24, di RAI News. Ecco, ce l'ho particolarmente con loro perché il primo nega l'evidenza e dice di essere orgoglioso per il fatto che la seconda, la signora Maggioni, vada a delle riunioni segrete di un gruppo criminale come il gruppo Bilderberg, che è, diciamo, un laboratorio di colpi di Stato, è un laboratorio di assegnazioni di incarichi a persone che non meritano questi incarichi, che ricevono solo dei premi perché sono stati strumentali, diciamo, sono stati utili al sistema, proprio come nel caso di Monica Maggioni, che probabilmente è stata invitata alla riunione del club Bilderberg proprio per i servigi che aveva reso negli anni precedenti alla propaganda americana nelle occasioni delle guerre, anzi scusate, delle esportazioni di democrazia, delle cosiddette missioni di pace che l'America, insieme ai suoi complici europei, diciamo, svolge in tutto il mondo. Bene, questo è quanto volevo dirvi. Ecco, sto scrivendo sulla chat di Skype al mio ospite, che se vuole può anche chiamarmi. Ecco, fra l'altro mi sta mandando alcuni link ad alcuni video, alcuni documenti che probabilmente proietteremo, manderemo in onda durante la chiacchierata. Eccolo qui. Pronto? Ciao. Oh, allora, carissimo, ciao. Allora, cari amici di Salvo 5.0, magari i più attenti di voi avranno già riconosciuto la voce, ma comunque vi presento, ecco, Rosario Marcianò. Ciao carissimo Rosario, e grazie per la tua disponibilità. Ciao a tutti, grazie a te Salvo, grazie per, come sempre. Allora, senti, io ho pensato oggi di chiamarti perché ho letto un paio di tuoi articoli o pubblicazioni in rete, uno che riguarda diciamo quello che è successo a Genova, e poi un altro riguardo appunto la visita che hai ricevuto sotto casa tua ieri da parte di alcuni soggetti che si aggiravano lì nei dintorni. E allora ti ho chiamato perché volevo appunto una conferma di questo, magari per approfondire un po'. Decidi tu da che cosa preferisci partire, prima dal racconto, che magari è una cosa breve, di quello che è successo ieri sera, oppure parliamo prima degli argomenti, diciamo, di pubblico interesse e ci concentriamo successivamente sulla visita di ieri? Come preferisci? Sì, partiamo dalla seconda opzione, dai, che è più importante sicuramente. Va bene. E allora, quindi parliamo della recente alluvione genovese, ma anche delle precedenti e delle successive. Ecco, una cosa in particolare mi ha incuriosito fra quello che tu hai pubblicato in merito a questa cosa qua, e cioè tu hai detto che quando c'è stata l'alluvione precedente, non mi ricordo se l'anno era il 2011, o il 2012, ecco, tu avevi previsto novembre 2011, ecco, tu avevi previsto addirittura questo evento. Ecco, mi puoi dare evidenza di questa cosa? Perché voglio dire, questa è una cosa importante, anzi direi sensazionale. Cioè, in che senso, in che modo avevi fatto questa previsione, e se tu l'avevi appunto resa pubblica questa previsione, e su quali basi l'avevi fatta soprattutto? Sì, un paio di anni fa, forse un po' di più,
decisi di aprire, adesso intanto ti cerco il documento che scrisse a tal proposito anche Massimo Mazzucco, no? Decisi di aprire un blog dedicato direttamente alla meteorologia e quindi alle previsioni meteo nel contesto delle attività di aerosol clandestine cosiddette, cioè quindi ovvero sia eseguire delle previsioni meteo non basandosi sui calcoli algoritmici così tanto millantati dalla meteorologia ufficiale, ma basandosi sulle attività di aerosol e quindi sulla geoingegneria clandestina e quindi sulle cosiddette scie chimiche nei nostri cieli. Come tu giustamente hai anche così annotato quando ci siamo sentiti prima, le operazioni in gran parte sono svolte per assorbire, per limitare, per deviare, per distruggere le perturbazioni, ma soprattutto per evitare che si formino nuvole di tipo naturale, quindi le cosiddette nubi da bel tempo durante le giornate di alta pressione. Sono questi cumuli che poi, se vanno a svilupparsi, possono formare precipitazioni. Le precipitazioni creano un problema per quanto riguarda le comunicazioni radar satellitari, un problema detto scattering o scintillation, e allora i militari hanno risolto il problema disperdendo tramite aerei civili e militari, quindi tramite compagnie commerciali ed aerei militari, determinati prodotti igroscopici sotto forma di additivi e carburanti speciali. Quindi nella fattispecie quello che poi si ritrova nell'acqua piovana è il classico alluminio, bario, il manganese, che è un additivo che viene prodotto da una grossa azienda petrolifera italiana, non faccio nomi, ma chi vuole andarsela a spulciare troverà gli additivi al manganese e via discorrendo. Questi metalli sono, oltre che elettroconduttivi, quindi trasmettono bene i segnali elettrici e radar satellitari nella fattispecie, sono igroscopici, cioè asciugano l'umidità atmosferica. Ora, basandomi su questo, dicevo, nel 2011 notammo che era intervenuta un'attività molto pesante sulla Francia, perché all'epoca si stava svolgendo il G8 a Nizza e sul ponente Ligure, attività che andavano a contrastare l'arrivo di una grossissima perturbazione che avrebbe, se no, comunque colpito o comunque interessato in maniera così naturale, secondo i cicli naturali delle correnti atmosferiche, la Liguria del Ponente e la Liguria di Levante. Fatto è che la perturbazione fu distrutta e nella Liguria di Ponente non cadde una sola goccia di pioggia. A quel punto, comunque, noi, valutando sulla base della nostra esperienza quelle che erano le condizioni tali da poter ingenerare eventualmente, secondo quello che anche dice il meteorologo Luca Mercalli, da qualche parte l'acqua deve pur cadere, avevamo comunque lanciato un allarme sul nostro blog tankerenemimeteo.com o.it, un allarme meteo per il Levante Ligure, cosa che infatti poi si è puntualmente verificata, e come tu sai questo allarme meteo non fu diramato dalla Protezione Civile o dai meteorologi così ufficiali, sia militari che civili, ma solamente da Tankerenemimeteo. Fatto è che logicamente Tankerenemimeteo non ha un telegiornale, non ha una diffusione nazionale, è letto solo da pochi appassionati, per cui probabilmente solo pochi genovesi potettero all'epoca salvaguardare le proprie cose, perché comunque era stata prevista una alluvione da quel matto, così come dice Cruciani nella sua trasmissione La Zanzara, di Marcianò. E questo è quanto. In questo periodo io ho avuto poco tempo, quindi ultimamente ho lasciato perdere le previsioni meteo, che avevano una costanza di ogni 3 giorni all'inizio e poi di volta in volta, più recentemente facevo delle previsioni ogni settimana 10 giorni. Non ho avuto e non ho il tempo per curare anche le previsioni meteo, tant'è che comunque l'utilità era già stata sviluppata, nel senso che ho dimostrato che comunque le previsioni meteo si possono e si devono fare nell'ottica delle attività di aerosol clandestine. Dimostrato questo, a me non serviva nient'altro.
quindi già quella previsione, come altre, era ritenuta per me abbastanza importante da non dover comunque insistere a fare previsioni su previsioni che logicamente hanno un costo in tempo e risorse che io non ho, perché non guadagno milioni di euro come fanno i servizi meteo nazionali, che guadagnano milioni di euro spesso trasferendo, riportando solamente le veline dei militari e quindi prevedendo innocue velature. Se si prevedono innocue velature, sicuramente è perché ci sono scie chimiche persistenti che vengono disperse in quota poiché in arriva una perturbazione. Punto. Nel caso dell'alluvione recente del 9-10 ottobre di quest'anno a Genova, siamo in una ottica differente, e cioè in un contesto in cui non arrivavano perturbazioni, non c'erano perturbazioni in giro né intorno a Genova né su Genova, c'era solo una coltre igroscopica, cioè chimica, dispersa a nord, quindi al ponente ligure, e a levante, quindi tra Emilia Romagna e Toscana, e nel mezzo non c'era un bel niente di igroscopico, ma c'era già da 12 ore prima del verificarsi dell'alluvione una cosiddetta V-shape, perché così adesso le definiscono queste celle temporalesche, loro dicono autorigeneranti, ma le leggi della fisica dovrebbero imporre il silenzio in questo caso. E questa cella autorigenerante, già da 12 ore prima dell'evento catastrofico di Genova in serata, si stava sviluppando con una origine sul Var Ligure, a sud-ovest di Genova, e comunque si andava rafforzando, e ciò era dimostrato benissimo dalle immagini del radar Doppler fornito dalla Protezione Civile, e che quindi nessun tecnico è andato a vedere per poter avvertire la popolazione. Quindi mi chiedo io a che servono questi radar disposti per tutta Italia per poter informare sui fenomeni violenti eventualmente in corso sul nostro territorio, quando poi non viene avvisata la popolazione per tempo. Questo mi chiedo io. Quindi, comunque sia, al di là del fatto che io ritengo che il fenomeno sia artificiale, ma non sono l'unico a dirlo, perché ci sono studiosi negli Stati Uniti che stanno appunto elaborando delle informazioni, raccogliendo dati proprio su questi fantomatici V-shape, che negli Stati Uniti si formano anche sul territorio orografico, quindi all'interno dei territori dove non c'è acqua, quindi comunque si va a contrastare con quella che è la regola base del meteorologo di turno, che dice che le V-shape si formano sul mare. Queste V-shape eventualmente si formano anche sul territorio, e quindi c'è qualcosa che non quadra effettivamente. Da cosa possono essere generate? O da un generatore di nubi, come la NASA stessa ha dimostrato, e cioè poter generare delle nubi e quindi delle precipitazioni immediatamente, nell'arco di pochi minuti, a comando, e ti ho postato il video che puoi eventualmente far vedere, era un documentario della BBC, oppure attraverso l'uso delle microonde, perché sfruttando quelle che sono le regole delle masse d'aria e quindi della genesi di una perturbazione, se aria molto calda sale in quota e si scontra con aria fredda, genera la formazione di una perturbazione o comunque di una cella temporalesca. La cella temporalesca classica, quella che hanno insegnato ai bambini durante la meteorologia negli anni passati, la meteorologia scolastica, sono delle celle temporalesche che non hanno nulla a che vedere con le definite ultimamente celle temporalesche V-shape autorigeneranti. La seconda regola della termodinamica implica che una cella autorigenerante è assolutamente impossibile che esista. Ecco, Rosario, a questo proposito vorrei proprio, intanto io ho già pronto il video della BBC, quindi se vuoi lo possiamo mandare in onda anche subito, però volevo prima farti una domanda, perché, allora, io è da un po' di tempo che sento delle definizioni da parte dei meteorologi o di chi parla di meteorologia che per me sono nuove. Ora, io vabbè, sono affetto probabilmente da Alzheimer, perché spesso incontro delle persone e non mi ricordo nulla, quindi non è che il fatto che io senta certe cose e le possa categorizzare come nuove non dimostra nulla. Però ho la sensazione che certe definizioni come bombe d'acqua,
come nubi autorigeneranti o altre cose che tu hai detto, sono cose che per me sono nuove. Io mi ricordo dei tempi del liceo, anche dell'università, fino a 5, 6, 10 anni fa, io di bombe d'acqua non avevo mai sentito. Sì, le bombe d'acqua erano i gavettoni che facevamo da ragazzi con i palloncini di plastica riempiti d'acqua, quelle erano le bombe d'acqua per me. Ecco, sì. Sento parlare di cose che per me sono del tutto nuove. Dico, da quando si comincia a parlare di bombe d'acqua o di queste nubi autorigeneranti, che per me sembrano fantascienza? Dal 2011, cioè da quando Marciano ha previsto l'alluvione nel Levante Ligure a Genova, ed è stato tacciato di follia o di cose, o comunque di, come osano dire i disinformatori online, il fuffaro Marciano, cioè quello che vende fuffa, che spara cazzate. Guarda caso, però, loro che sono tanto geni e scienziati non hanno mai saputo prevedere certi eventi, quando invece Marciano, l'incapace, ci è riuscito. Quindi c'è qualcosa che non funziona nel sistema. Certamente le ultime definizioni, come per esempio le innocue velature, sono nate nel 2007. E cioè quando hanno cominciato a dover giustificare la presenza di scie chimiche in cielo e di formazioni di copertura artificiale, hanno creato questo nuovo termine, che è velature in quota, oppure velature alte e sottili, oppure coperture alte e sottili ma che non genereranno precipitazioni, oppure appunto dulcis in fundo, innocue velature. Queste innocue velature non sono altro che le cosiddette scie chimiche che si allargano e coprono il cielo, chiaramente senza fare arrivare precipitazioni. Quindi questo termine, sicuramente il colonnello Edmondo Bernacca si ribalta nella tomba quando lo sente tutte le volte, è un termine nuovo, perché le scie chimiche sono un fenomeno nuovo e come tali dovevano essere giustificate in qualche modo attraverso la meteorologia ufficiale, militare e civile asservita. D'altro canto, non sono da meno anche le definizioni come cella temporalesca autorigenerante, V-shape. Ci sono degli studi sulle V-shape che almeno apparirebbero risultare degli anni 80-90, ma si riferiscono ai tornado statunitensi, quindi non hanno nulla a che vedere con i fenomeni sul continente europeo. C'è qualcosa per quanto riguarda fenomeni simili in Francia più di recente, e quindi entriamo già nell'epoca 90-95, quindi in un'epoca di manipolazione climatica sospetta. D'altronde il generale Fabio Mini dice che comunque la guerra climatica è in atto, e non mi stupisco, perché d'altronde le alluvioni producono prodotto interno lordo e anche la distruzione, soprattutto perché alluvionare una città o un'area non è semplicemente, non è sufficiente per creare prodotto interno lordo, serve la distruzione, perché la distruzione implica la ricostruzione, quindi evidentemente c'è un interesse anche economico a creare queste vittime, questi danni e questo stress per la popolazione. E non solo, non ultimo, chiaramente, e questo si vede già dagli articoli che hanno fiorito negli ultimi giorni sul cosiddetto fantomatico cambiamento climatico, serve a indirizzare la popolazione a pensare, così come è accaduto in Germania, dove la geoingegneria ufficiale è stata legalizzata, a pensare che il riscaldamento globale, che non esiste perché i dati forniti ultimamente dalla NASA sono palesemente falsi e sono contraddetti da diversi meteorologi e climatologi, il riscaldamento globale, quindi i cambiamenti climatici, sono un'invenzione, ma queste alluvioni, che vengono sempre addebitate a fantomatici cambiamenti climatici, servono a giustificare le eventuali azioni di contrasto a questo riscaldamento globale. Tant'è vero che pochi giorni prima dell'alluvione il nostro amato Presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva detto ad una conferenza proprio sui cambiamenti climatici che bisognava fare assolutamente di tutto per contrastare il riscaldamento globale. Quindi mi pare ovvio, mi pare chiaro che per pestare il mortaio sempre sulle alluvioni, un po' qui e un po' là in giro per il paese, servono a convincere la popolazione che le attività di aerosol clandestine devono essere legalizzate, anche se poi in realtà, da un punto di vista pratico, sono legali, perché l'accordo Italia-USA
sui cambiamenti climatici firmato da Berlusconi nel 2002 con il governo Bush Junior e la legge 36/94 della quale aveva parlato anche Marco Pannella, non di recente, all'inizio degli anni 2000, la legge 36/94 che legifera sul controllo artificiale delle precipitazioni, mi sembra chiaro che a questo punto la modifica del clima, per quanto illegale, per l'Italia almeno è legalizzata in quanto c'è una legge che ne dispone l'attuazione. Anzi, più di una legge, perché come ho detto c'è anche l'accordo Italia-USA che legifera su questo aspetto. Quindi se da un lato non si riesce neanche a legalizzare l'utilizzo della canapa o delle cosiddette droghe leggere, invece l'utilizzo degli aerosol clandestini per i cambiamenti climatici, quelli sono già legalizzati. Ecco, e questo alla faccia di quelli che dicono che chi si avvicina magari con curiosità a queste teorie è uno scemo complottista. Rosario, se sei d'accordo, io allora manderei in onda il video che dura 2 minuti e 50 secondi della BBC, d'accordo? Sì. Ok, allora lo mettiamo subito in onda, eccolo qui. This is the shuttle's fuel tank. It may only be 130 miles to space, but to cover that distance, the engines will use 500,000 gallons of fuel, and that works out at 2 feet to the gallon. Despite the cost, however, NASA does need to test these engines once in a while. So they built this place in the wetlands of Mississippi. The first thing they installed was a huge loudspeaker, through which they played white noise to simulate the sound of a rocket. They then sent a number of trucks in different directions out into the wilderness, and the drivers were ordered to stop when the noise levels became acceptable. This gave them an imaginary boundary line, and anyone living on the inside of it was offered a simple choice. Stay, and you'll never hear another television program as long as you live, or take the NASA shilling and get out. No one stayed, and NASA ended up with exactly what it wanted, 125,000 acres of nothing. They even had to move 5 cemeteries, because the noise they were planning on making would wake the dead. Hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you. It's raining. That's unbelievable. Oh. NASA's plane, God, it's making its own weather. Allora Rosario, credo che forse sia necessario qualche commento perché insomma la colonna sonora purtroppo non è in lingua italiana, anche se le immagini non è che lasciano molto spazio all'immaginazione. Comunque, puoi riassumere in 30 secondi cosa abbiamo visto? Sì, in pratica viene adattato uno dei reattori che servono come propulsori per mandare in orbita lo shuttle, è adattato in un particolare modo da poter generare vapore acqueo in grande quantità e che poi sale in quota fino a formare, a provocare delle precipitazioni. Infatti il conduttore
it's raining, it's unbelievable, capito? Quindi sì, per lui sì, è una cosa incredibile, sta piovendo, it's raining, è normale, è da un punto di vista scientifico, perché questa applicazione, questa attrezzatura genera pioggia, perché genera delle nubi. E in egual modo c'è una macchina più piccola che si chiama TMC65 e che non è il TMS65 come così descritto dalla disinformazione, che punta tutto sulla disattenzione e quindi nella mancata osservazione della sigla differente. Il TMC65 è un'applicazione, un'attrezzatura russa in questo caso, che funziona allo stesso modo, cioè sfrutta un turbojet, quindi un reattore che modificato in particolar modo genera vapore acqueo in quantità e quindi produce precipitazioni. Quindi siamo di fronte a due tecnologie simili, sia una russa e l'altra della NASA, quindi statunitense, che ci confermano che comunque, se si vuole, non solo si possono creare delle precipitazioni autorigeneranti, perché basta far affluire acqua che viene trasformata in vapore e a questo punto sì che la perturbazione è autorigenerante, perché come ho detto una normale cella temporalesca non può essere autorigenerante per ovvie limitazioni della fisica, e inoltre è anche possibile mettere a confronto le radar satellitari e le mappe radar satellitari e le mappe del radar Doppler, che ci permettono di trovare una netta similitudine tra quello che è il fenomeno descritto nel video della BBC e il fenomeno che appare sulle mappe via satellite. Quindi un cono, cosiddetto appunto dai meteorologi solo dal 2011 in Italia V-shape, quindi con una forma a gelato a forma di cono, appunto, di tromba, e questo è quanto. Ovviamente io riporto quelle che sono le casistiche, e cioè che una cella temporalesca normale, non autorigenerante, quindi con una forza tra virgolette distruttiva limitata nel tempo e quindi con precipitazioni nell'ambito della normalità, non ha una forma a cono ma ha una forma circolare, e normalmente si sviluppa quando si formano sul territorio per via delle temperature dell'aria calda in ascensione, si forma insieme ad altre celle temporalesche e non come fenomeno isolato su tutto il territorio italiano. Pare che qui ci abbia avuto una bella mira questa perturbazione, chiamiamola così. Ecco, ci puoi fare un po' la colonna sonora mentre mandiamo in onda queste immagini? Cosa stiamo vedendo qui? Ecco, qui sulla sinistra vediamo il cono che ha generato l'alluvione, la cosiddetta bomba d'acqua su Genova, e se guardiamo in alto a sinistra vediamo le ore di visualizzazione di queste immagini. Il radar Doppler permette di visualizzare, attenzione, particolari tipi di nubi che hanno, appunto, nella specifica il radar Doppler, tanto per fare un esempio, è adottato anche sui radomi frontali degli aerei di linea e militari di recente, diciamo, non sono tantissimi anni, perché in alcuni casi durante l'atterraggio si erano avuti anche degli incidenti gravi a causa del fatto che i piloti non si rendevano conto di entrare all'interno di una cella temporalesca di bassa quota e che quindi poteva creare dei problemi di correnti ascensionali molto violente e che quindi potevano interferire con la fase di atterraggio. E quindi il radar Doppler dà la possibilità anche, chiaramente con quelli disposti a terra, di visualizzare la presenza di eventuali celle temporalesche o perturbazioni ad alta intensità sul territorio italiano. Caso vuole che la Protezione Civile abbia reso non disponibili tutte le immagini che erano prima disponibili anche per i meteorologi così appassionati, e l'unica che è rimasta è questa che stiamo vedendo adesso. Non so fino a quando, perché logicamente diciamo che scopre un po' le carte, perché per chi osserva questa mappa si può notare bene che il cono stava cominciando a svilupparsi già 12 ore prima dell'alluvione, quindi mi sembra strano che la Protezione Civile ci spieghi che non era possibile prevedere un fenomeno del genere. Non è assolutamente realistico,
piuttosto la protezione civile si appoggia sui media di regime che logicamente questa mappa non la faranno vedere mai. Ecco, io intanto... mi spiace che i magistrati si occupino sempre di Marciano, quando definisce qualcuno deprimente o dozzinale lo rinvia a giudizio, e non si occupino invece delle cose serie e aprino delle indagini per omicidio colposo, quando a me sembra più possibile che si tratti di omicidio doloso. Ecco, io approfitto per mandare in onda anche appunto l'articolo che c'è su Tanker Enemy Meteo, dove appunto è datato 10 ottobre, artificiale e scientificamente voluto il nubifragio di Genova, ancora una volta, ecco, dove qui appunto spieghi. Guarda, io veramente sono senza parole. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente, visto che io non l'ho sentito, ma mi hai riferito che sei stato anche, diciamo, preso di mira ancora una volta dal nostro comune amico Giuseppe Cruciani sulla Zanzara, beh, vuol dire che questa è una conferma che stai parlando di cose sensate, perché lui e il suo degno compare Parenzo definiscono paccottiglia, ecco, tutte le cose che non hanno mai neanche letto, perché infatti io in un'intervista che ho fatto a Parenzo ho detto: ma scusami, ma tu tutte le varie teorie che parlano dell'11 settembre, no, della Torre 7 che cade per solidarietà, eccetera eccetera, hai letto almeno una pagina, qualcosa di queste cose? No, io non leggo assolutamente nulla di questa paccottiglia. Quindi lui la definisce paccottiglia senza sapere neanche di che cosa si tratti. E questa è l'informazione, così come viene fatta in Italia da soggetti come David Parenzo o dal suo capo, a cui comunque riconosco una grande intelligenza, peccato che viene usata purtroppo non a fin di bene, ecco, perché con l'audience che ha, con lo spazio che ha, Giuseppe Cruciani potrebbe fare veramente molto molto meglio, potrebbe fare del bene alla comunità passando certe informazioni, invece si accontenta di fare un siparietto, uno spettacolo piuttosto trash e deprimente, lui e il suo compare, per divertire gli italiani, perché gli italiani vogliono divertirsi con queste cose. Vabbè, è questione di scelte, non possiamo ovviamente obbligarlo. Cruciani è telecomandato, arriva sempre il famoso De Massis e i soci, no? Che prende il telecomando e dice: Cruciani, guarda che devi parlare di Marciano questa sera, e Cruciani esegue. Quindi mi sembra chiaro che, come altri, come lo stesso Matteo Renzi, Cruciani è un altro burattino nelle mani dei poteri forti. Non è un caso se ieri sera, casualmente, appunto, mentre scendevo le scale del pianerottolo verso le 21 di sera, ho trovato due tizi che avevano tutto l'aspetto, tranne che l'aspetto di individui civili, diciamo così, che stavano a rimirare il citofono, a guardare in alto dal basso verso i terrazzi, verso l'alto, si giravano intorno, erano un po' strani questi due individui col borsello sul fianco, e quindi chiaramente io che sono figlio di un carabiniere, certi individui li riconosco a fiuto subito, e sono uscito, ho chiesto: cercate qualcuno? E uno dei due, in maniera molto evasiva, facendo già un passo per andare via, senza guardarmi in faccia, ha detto: no, nessuno, e se ne sono andati. Mi viene da pensare che e a pensare male non si fa mai, non si sbaglia certe volte, mi viene da pensare che l'operazione di Cruciani da un lato e l'operazione di certi servizi dall'altro mirino in qualche modo a screditare Marciano, mentre Cruciani mi definisce pazzo, qualcun altro magari sta cercando, come si era già tentato l'anno scorso con il sequestro degli hard disk, e magari se il GIP non avesse risposto no al PM, può darsi che in quegli hard disk avrebbero fatto trovare qualche cosa di compromettente, quasi quasi sicuro. In questa occasione probabilmente si studiano le mosse per poter far trovare che ne so, nel garage o nell'auto di Marciano qualche cosa di compromettente che serve definitivamente a screditarlo e magari anche a metterlo dentro. Questo può essere facile che si verifichi se non c'è la guardia e l'allerta opportuna, perché questi personaggi ovviamente non sanno più come mettere a tacere Marciano.
Allora, io ovviamente spero, sai, certe volte quando sento questi racconti dico, ma magari sta esagerando, e una parte di me spera che tu stia esagerando, anche se devo dire purtroppo che da come tu descrivi, già il fatto che andavano in giro in due, con il borsello sul fianco, eccetera eccetera, purtroppo è una cosa abbastanza tipica e abbastanza riconoscibile. Spero magari che siano venuti solo così per controllare, eccetera, e non perché stessero progettando qualcosa di losco. Non lo so, Rosario, se vuoi aggiungere ancora qualche altra cosa. Ovviamente da parte mia ti dico che va bene, ovviamente Salvo 5.0 come audience non può bilanciare la disinformazione fatta dai canali mainstream come Radio 24 e tutti gli altri, però questa finestra è sempre aperta, quindi se ci sono degli aggiornamenti in futuro, se succedono altre cose e desideri parlarne, non esitare a farmelo sapere, così magari approfondiamo, perché più si parla di queste cose e meglio è. Ecco, ovviamente loro fanno queste cose per cercare di metterti a tacere, e invece noi dobbiamo fare esattamente il contrario, proprio perché più sappiamo quello che succede e più, diciamo, impoveriamo, ecco, la potenza delle loro azioni per mettere a tacere chi cerca di fare un minimo di informazione coscienziosa. Quindi questo mi sento, guarda, di dirti. C'è da dire che evidentemente su quello che sta accadendo in questi mesi, in questi ultimi anni in Italia, bisogna fare molta attenzione, perché le cosiddette operazioni di aerosol clandestine rientrano in un piano molto più ampio, logicamente, ma anche oggi, sentendo le previsioni meteo alla luce della massiccia irrorazione chimica su tutto il territorio italiano per mezzo di scie chimiche, quando ci dicono vi avevamo promesso il bel tempo e infatti domani ci sarà bel tempo e soleggiato, e oggi anche, è chiaro che sanno benissimo quello che stanno facendo, cioè stanno manipolando il tempo, il clima, e quindi sono loro a decidere quando deve piovere e quando non deve piovere. Ed è chiaro che in certe circostanze, quando il clima viene manipolato, poi accadono i mega disastri. Io mando ancora, invito ancora la magistratura sana che ancora esiste in Italia a prendere delle iniziative, a non archiviare le querele, le denunce che sono state fatte in questi anni da diversi cittadini, noi compresi, sull'uso di carburanti e additivi speciali nell'ambito della guerra climatica, perché se non ci tutela la magistratura, allora io mi domando chi ci può ancora tutelare in questo paese. Sono perfettamente d'accordo, caro Rosario. Ecco, adesso ti dirò una cosa che probabilmente ti farà incuriosire, ma in chat dicono di non vedere la diretta. Io però onestamente sono in questo momento sul mio portale e la vedo perfettamente. Quindi qualcuno addirittura parla di sabotaggio. Ecco, in questo caso onestamente... in passato, quando abbiamo avuto esperienze del genere, anch'io mi rendevo conto che non stavamo uscendo, eccetera. Invece qua per me è tutto perfettamente normale, e anch'io andando sul mio canale mi vedo. Tu pensa che sono cose non poi così impossibili, perché io col mio cellulare ho due schede telefoniche che appunto mi ero procurato appunto per evitare problemi, ma con tutte e due le schede telefoniche io riesco a fare telefonate, a inviare sms a chiunque, ma non al mio avvocato, non riesco a contattarlo tramite queste due schede telefoniche. Se provo a chiamarlo cade la linea subito, se mando degli sms non gli arrivano. Quindi alla faccia degli incidenti e delle coincidenze, però queste coincidenze stanno diventando un po' troppe. Ma scusa Rosario, ti posso chiedere una verifica? Tu puoi andare su salvo5.0.tv e dirmi se in questo momento vedi quello che stiamo trasmettendo o no? Perché io lo vedo perfettamente. In chat mi stanno tempestando di messaggi dicendo che si vede tutto nero. E io vorrei capire. Comunque io sto registrando in ogni caso, però veramente vorrei capire. Stavolta io vedo. Quindi, veramente non riesco proprio a capire. Vediamo, adesso ci entro, vediamo. Ecco, ci togliamo questo dubbio e poi ci salutiamo naturalmente. Comunque io sto registrando. Sì, quindi... guarda, ora è in onda ma è nero. È nero? Aspetta, ci mette qualche... Aspetta una ventina di secondi. Aspettiamo. Ma non capisco come sia possibile, però, che io vedo perfettamente. Ecco. Commenti 7728. E la schermata continua a restare nera.
Guarda, io adesso aggiorno la pagina per vedere, perché magari, magari adesso se la aggiorno vedo anch'io nero, evidentemente è successo qualcosa. Tommaso Minniti, l'amico Tommaso, mi riferisce adesso che lui ci vede. Oh, vedi? Ecco, perfetto. Quindi anche Marco Galloni... Allora, anche Marco Galloni dice io lo vedo, sì. Invece Giorgio dice Giorgio, apro qualsiasi video, adesso non vedo nemmeno la diretta, sì. Ecco. Qualcuno non vede, altri sì, io per esempio non vedo, continua a essere nera. Ecco, anche Max Aute scrive io no, anzi prima scrive noi no, poi si corregge io no, sì. E altri dicono che non vedono. Vabbè, dobbiamo... Comunque posso confermare che adesso... Allora, io prima vedevo perfettamente, ho aggiornato la pagina e adesso anch'io non vedo. Quindi io prima vedevo perché evidentemente se c'è stata qualche azione dall'esterno, evidentemente è stata fatta da un momento... Non lo so, non me lo so spiegare, però io vedevo. Sì, magari... Adesso ho aggiornato la pagina e devo confermare anch'io di non vedere più nulla. Quindi c'è più di uno qui scrive che non vede la schermata, che non c'è niente. Sì. Ecco, però invece c'è appunto Minniti, Mimmo, che ha detto che vede, sì. e anche c'era un altro. Ecco, Marco Galloni che dice che lui la vede. E qualcuno gli chiede se abita in Italia, perché magari sospetta che ci possa essere un problema solo in Italia. Chi lo sa. Comunque, chiudiamo qui questa trasmissione. C'è un ragazzo che ti chiede, ciao Salvo, per chiedere a Marcianò, oltre a tutto quello che ci ha detto su Genova, come mai persiste questo clima tropicale con umidità dell'80% e temperature 25 gradi ad ottobre? Io in 40 anni non mi ricordo questo tipo di situazione, anche questa situazione provocata. Io velocemente rispondo che l'effetto serra non è provocato da un fantomatico CO2, ma è provocato dalle attività di aerosol clandestine che impediscono l'escursione termica soprattutto durante la notte. Esatto, quindi sì, in effetti sta succedendo veramente qualcosa di strano. Ecco, purtroppo Max, che ti ha fatto questa domanda, è uno di coloro che non vede, quindi poi vedrà la tua risposta quando vedrà il podcast che io vado a pubblicare nel giro di un quarto d'ora. Poi mi manderai il link e così lo pubblico. Assolutamente. Ecco, intanto Feli Cost commenta 2 minuti fa, da Genova tutto ok. Quindi evidentemente è un problema selettivo, cioè ci sono alcuni che vedono, alcuni che non vedono. Io stesso, prima di aggiornare la pagina, vedevo e adesso non vedo. Non vedi più, io continuo a non vedere. Va bene, interrompiamo la trasmissione e pubblicherò il podcast in modo tale che spero almeno quello sia visibile da tutti quanti. Rosario, io ti ringrazio e ti rinnovo l'invito a farti vivo in qualunque momento. Ok? Grazie a te, Salvo. Sei un amico. E alla prossima. Ancora. Stammi bene. Un abbraccio. Ciao, Rosario. Ciao. Va bene, cari amici. Allora, noi diciamo che chiudiamo qui questa diretta. Questo di oggi era un mi scappa la diretta con un ospite. In passato già vi ho abituato a queste cose con Marco Bonifacio Di Marzo varie volte e oggi ho voluto invitare Rosario proprio per qualche aggiornamento sulle sue attività e su quello che sta succedendo in questi giorni sul discorso di aerosol, del cambiamento climatico a mezzo di aerosol clandestini e di queste famose bombe d'acqua che hanno colpito Genova nei giorni scorsi. E non solo Genova, perché anche in altre parti d'Italia, mi pare a Parma, c'è stato qualcosa simile a quello che è successo in Liguria. Va bene, cari amici, io a questo punto veramente vi saluto, auguro a tutti voi una buona giornata, mi raccomando, continuate a seguire Salvo 5.0, date sempre un'occhiata alla videoteca per i vari video che via via andrò pubblicando, entro oggi pubblicherò tutti i video relativi alla Kermesse Italia 5 Stelle di Circo Massimo a Roma. È tutto, buona giornata a tutti e grazie.